come presidente di una società, oggi ritengo che non siamo stati trattati equamente e le società che fanno un certo tipo di lavoro hanno bisogno anche di rispetto. Oggi ritengo che la nostra società non sia stata rispettata dagli arbitri e noi non ci siamo potuti giocare alla pari questa partita. Noi, è vero, stiamo lottando per salvarci, ma abbiamo bisogno di essere rispettati come tutte quelle che lottano per vincere il campionato. Se questo non succede è una cosa molto grave e così non va bene. Tutti noi stiamo facendo dei sacrifici immensi, i ragazzi in primis, lo staff, siamo in una situazione difficile, quindi vogliamo essere e pretendiamo di essere trattati alla pari delle altre squadre, delle altre società. Me ne dispiace profondamente e nonostante il periodo natalizio era una cosa che mi sentivo di dover dire per tutelare il lavoro che stiamo facendo, il lavoro che, i sacrifici che fanno i ragazzi, i sacrifici che fa lo staff tecnico. Globalmente siamo stati solidi, siamo stati dentro la partita e ci sono tanti spunti importanti. Mi viene da pensare abbiamo vinto il duello al rimbalzo contro una squadra tosta vicino a canestro, 46-37 per noi. E abbiamo prodotto in certi momenti delle belle giocate di intensità sia in attacco che in difesa. Stiamo crescendo come, sicuramente come squadra. Venivamo da una settimana di allenamenti molto buona, fatta in emergenza, con 10 giocatori, e un bellissimo ambiente, abbiamo respirato veramente una bella atmosfera, a testimonianza che stiamo crescendo. Avevamo già la possibilità di portarla a casa questa partita e quindi questo è il rammarico che da allenatore ho, perché se eravamo un pochino più confidenti in noi stessi, fiduciosi in noi stessi, forse da questo punto di vista la squadra ha ancora qualche piccolo margine, che tutti quanti siano più fiduciosi rispetto a quello che è il loro ruolo, le loro potenzialità, noi avremmo vinto questa partita. Lo dico perché mi vengono e anche con i nervi più saldi. Io condivido le parole che ha detto il Presidente al 1000%, è importante che tutti quanti noi, quando siamo dentro il campo, parlo di giocatori e allenatori, dobbiamo essere in grado comunque di rimanere coi nervi saldi anche in una giornata storta, in una giornata dove magari l'arbitraggio non ci aiuta, con maggior convinzione in noi stessi, tutti quanti, potevamo vincere anche questa partita. Ecco, poi ci sono tante cose positive che ci teniamo. Logicamente, come avete visto, paghiamo un po' queste assenze che abbiamo, l'ultima di Vencato, si riflette un po' sul fatto che gli avversari marcano più stretto Weidemann. Nonostante tutto abbiamo limitato Corbett ha fatto 8 punti, di cui 5 su azione e 3 con quel tiro da metà campo su nostra ingenuità. Simmons e Morse, tra virgolette, si sono annullati a vicenda, no? Hanno avuto, anzi, Morse ha preso anche più rimbalzi di Simmons. Però quindi sono tante note positive, ma tanta strada da fare e umiltà, perché questo è un campionato che è bellissimo proprio per questo, perché non perdona niente e premia chi è solido.